Ah, ecco qua, ciao Giorgio. Allora, oggi ci vediamo per un'altra puntata. So che hai delle cose da dirci in merito anche a quello che abbiamo detto della Repubblica Partenopea, e quindi ti lascio la parola. Sì, però prima di parlare della Repubblica Partenopea, sì, la cui fine dovrebbe essere veramente indicativa per tutti gli italiani, non a caso non ne hanno mai parlato sti mascalzoni, sì, e sì, nella storia d'Italia sfugge così come niente fosse. Dopo ne parleremo, però prima di questa trattativa che noi intendiamo fare, dobbiamo fare due piccole illazioni. La prima è di questo tipo: noi stiamo facendo tutta una serie di interviste finalizzate ad aiutare i nostri amici a farci una coscienza storica. Esattamente, questo è lo scopo. Non si può fare politica se non si ha non solo conoscenze, ma anche coscienza di quello che quelle conoscenze possono rappresentare. Noi abbiamo i testi sufficienti per andare a fondo in moltissime questioni, e quello che voglio fare vedere per la prima volta agli amici è questo numero di Storia Illustrata. Vediamo, la bella Storia Illustrata una volta. La bella Storia Illustrata. Si tratta di un numero. Di un numero di parecchio tempo fa. Qui ci sono degli articoli in questo numero, si tratta anche della storia dell'Olivetti, è veramente molto interessante. D'altronde noi dobbiamo limitare i nostri interventi. Certo. Disponibili a illustrare, a far capire, a dire e a intervenire quando serve. Questo è un numero del 1995. Oh. Guarda che cosa trovo qui. Per le foibe. Sono stati massacrati, ho visto sfocato. A decine di migliaia gli italiani, come niente fosse. Invece stanno tutti a piangere per quanto è successo in questi famosi campi di concentramento tedeschi. Non è detto poi. Vedevo proprio in uno di questi articoli, no, che parlava di queste atrocità, dove elencavano una serie di cadaveri che erano stati riscontrati dagli americani a Mauthausen e che dicevano erano tutti bruciacchiati, forse li avevano voluto bruciare per farli sparire. Se erano bruciacchiati, erano vittima dei bombardamenti terroristici anglo-americani. Sì, sì. E infatti, è chiaro, no? E così risulta, vero? Vittima dei bombardamenti terroristici anglo-americani. Ripetiamolo per l'ennesima volta. E veniamo a noi. Il monito di Minghetti. Minghetti è stato un grande uomo politico della destra classica post-unitaria. È nato all'inizio dell'Ottocento, ed è 1818, ed è morto nel 1886. Marco Minghetti scrisse questo: quando il deputato non rappresenta più dei principi, non si muove per sentimenti, per sentimento nazionale, ma è invece l'organo di interessi locali, quando è agente di coloro che lo mandano, ivi è l'inizio della corruttela. Sacrosanta verità. E il giornalista che scrive il commento dice: sembrano parole raccolte da un comizio dei nostri giorni e invece risalgono a più di un secolo fa. Infatti. A pronunciarle all'Associazione Costituzionale di Napoli l'8 gennaio 1880 fu Marco Minghetti, statista della destra liberale, che per questo discorso fu incriminato per oltraggio alla Camera. Pure. Allora ti immagini cosa dovrei essere io che a questi mascalzoni delinquenti, sciacquapalle di deputati e senatori, gli dico di tutto, hai capito? Sciacquapalle, hai capito? Punitori di cessi morali e tutto il resto. Allora mi dovevo incriminare, sto aspettando che questa merda mi incrimini.
Allora, nel 1881, quindi, replicò scrivendo un saggio sull'annosa questione. Come garantire il cittadino dalla sorveglianza parlamentare? Questo scritto straordinariamente attuale è stato pubblicato in un libro intitolato I partiti politici e la loro ingerenza nella giustizia e nella pubblica amministrazione, dall'editore MB, lire 15.000 a uso, consumo e monito dei politici di oggi. La situazione è questa, è andata peggiorando, il mandato parlamentare riguarda solo degli scalzacani, dei rubagalline mandati lì appositamente dai poteri reali che sono quelli finanziari, e la situazione non ha che una costante conferma di peggioramento morale, etico, politico e storico. C'è nulla da aggiungere, se qualcuno ha qualcosa da dire me lo venga a dire, anzi mi mandi la figlia, il mio indirizzo è conosciuto, mi mandi sua moglie, sua sorella, forse meno, posto che siano carine in ogni caso, veloce. Però le caccio via, in malo modo, che le caccio. Qui altro che parlare degli armeni. Capito? Sì, sì, proprio a lui. Allora, un'altra cosa va aggiunta in questo quadro. Dunque, molti dei nostri amici partono sempre da presupposti troppo rigidi per essere considerazioni di carattere politico e sbagliano sistematicamente. Noi sappiamo che un uomo politico, per il semplice fatto di essere un uomo pubblico, non arriva all'espressione della politica se non avendo dietro di sé delle organizzazioni, delle associazioni, delle strutture in qualche modo. Allora invece questi nostri amici ritengono che la politica sia fatta da individui rigidi come burattini, i quali si muovono e interpretano le cose della politica esclusivamente in funzione dei dettami delle organizzazioni di cui fanno parte. È evidente che è chiaro che ci sono delle organizzazioni che li spingono, nessuno nega il valore e l'importanza della massoneria, però non è nemmeno detto da questo punto di vista che questa massoneria abbia tale, oppure la Chiesa, oppure organizzazioni cattoliche, protestantiche. Noi sappiamo che ad esempio esiste un missionarismo mormonico, pure i mormoni vengono a fare le loro missioni in Italia, però tutte queste cose vanno prese come punto di partenza, elementi analitici, non sul loro comportamento. Allora abbiamo un caso particolare che è descritto in questa rivista e che riguarda l'eroico Imre Nagy, sì, di ungherese, capo del governo ungherese, di quei grandi patrioti ungheresi che ebbero il coraggio e la forza di ribellarsi allo strepotere dell'URSS, quella grande rivolta di Ungheria, e che ovviamente furono lasciati al loro destino, massacrati dalle truppe comuniste. Oh, va ricordato che l'Ungheria è un paese di gente fiera, molto. Sono eredi niente poco di meno che degli Unni. Esatto. E ciò che sta facendo l'Ungheria oggi contro lo strapotere del potere bancario centrale europeo è da prendere ad esempio, certo, qualora in qualsiasi altro paese d'Europa ci fosse un minimo di dignità umana e civile, perché quello che sta facendo quel governo dovrebbe essere l'esempio classico di quello che dovrebbe essere il comportamento dei popoli che tutti insieme dovrebbero concorrere alla nascita, allo sviluppo di una Unione Europea realmente funzionale. Ma io vorrei approfittarne, la giovine Europa. Vorrei approfittarne, non so se c'è qualche ungherese in Italia che ci segue, ma comunque vi saluto la comunità ungherese in Italia, perché gli ungheresi, guarda, hanno sempre dimostrato un grande amor di patria che è qualcosa di veramente, come dire, grandioso.
non so che aggettivo usare. E oggi come oggi, tu hai detto bene, ci sono degli esempi, cioè oggi l'Ungheria oggi dà l'esempio di come dovrebbe essere l'Europa. Invece purtroppo abbiamo ancora degli sbidollati che ci vendono al primo finanziere che capita, con i risultati che abbiamo sotto gli occhi. E quindi che si prende sempre l'Ungheria. Purtroppo, vedi, un'altra cosa voglio dirti, che anche qui, anche oggi, la stampa, per esempio, ultimamente, non parla più della Siria, perché in Siria sappiamo che cosa sta succedendo, stanno smantellando quei criminali, e non parla più dell'Ungheria. Tu guarda un po', se questo è malafede, cioè non c'è un giornale che abbia dato l'Ungheria, abbia fatto un'inchiesta, com'è l'Ungheria oggi? Che cosa ci dice l'Ungheria? Tu non hai letto qualcosa? È una polizia di persone ricche e libere, soprattutto. Certo. Ricche e libere. Libere soprattutto, certo. Dico, infatti sto dicendo, oggi non c'è, almeno in Italia, un giornale, io parlo dei mass media, quelli noti ovviamente, non parlo dei giornali controcorrente, che lì, lì è un'altra faccenda, però dei mass media noti, cioè la TV, i Rai Media 7, altro, la 7, i giornali, Corriere, Repubblica, Stampa, eccetera, 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 non c'è nessuno di questi che manda corrispondenti in Ungheria a descrivere come si sta in Ungheria, che succede lì, a intervistare qualche esponente di governo, l'uomo della strada. Forse hanno paura che il giornalista, una volta che è andato lì, e chiede la cittadinanza e si stabilisca lì, hai capito? Ah sì, può darsi, è molto probabile. Questo tanto per far capire. Sì. Tanto allora, per far capire. Parliamo di Imre. Certo, che parliamo di Imre, perché no? Parliamo di del governo inglese del 56. Un uomo scomodo, dove dicono qui, perché? Sì. Perché quest'uomo, che all'epoca era capo del governo, e c'è scritto qui, leggi quello che è scritto, dice il giornalista, poi c'è un bel articolo anche di Massimo Caprara, che noi ovviamente non leggiamo perché non ci interessa, però questo è importante. Martire non troppo, 40 anni dopo i fatti d'Ungheria, e polemica dopo che il protagonista della rivolta contro l'invasione sia stato escluso dalle celebrazioni. Il vecchio agente della polizia politica sovietica fu troppo comunista per essere ammesso nel Pantheon degli eroi. Quindi sappiamo che un agente della polizia politica sovietica. Questo però non gli vietò di farsi carico, nel momento in cui era capo del governo, delle istanze del popolo ungherese, tant'è vero che ne rimase a capo del governo, dovette alla fine arrendersi e fece la fine di quelli della Repubblica Partenopea, di cui leggeremo qualcosa proprio adesso. Benissimo. In questo meraviglioso libro, Medaglioni Repubblicani. Fu ovviamente, assieme a tutti gli altri membri del suo governo, fu arrestato dopo una trattativa che prevedeva, no? Che non doveva essere arrestato né punito, perché era un trattato di pace. Fu arrestato, condannato a morte e impiccato. Né più né meno è quello che è successo a una quantità incredibile di persone che costituivano non solo il governo, ma i fiancheggiatori della Repubblica Partenopea del 1799. Il numero degli impiccati è veramente imponente, e io, a far capire queste cose, leggo semplicemente da alcuni dati che mi interessa far sapere ai nostri amici, perché queste cose vengono tenute segrete, e leggiamo alcune notizie relative a questi personaggi. Una è stata Eleonora Fonseca Pimentel. La condussero il 18 con altri 7 condannati a morte dalla vicaria al Castello del Carmine. Noi avevamo già letto di altri condannati a morte. Questo sono un altro gruppo. Prossimo al luogo del supplizio, stabilito per il 20 agosto in Piazza del Mercato. Immenso il concorso di popolo sotto la volta di un cielo terzo, il cielo di purissimo cobalto delle più splendide giornate di Napoli. Abbiamo un fenomeno
che conosciamo bene, l'abbiamo visto nel 1945, la maglia. La maglia sollecitata, stimolata sempre da loro signori. Sempre, sempre. Sempre loro. La marmaglia gozzovigliante, la marmaglia che esplode nel suo aspetto più deteriore di massa corrotta e corruttibile, capito? La quale un bel momento gode nel vedere che qualcuno che ha un minimo di dignità umana non viene punito per la sua dignità. Gli altri invece sono sozzoni, sotto, stanno al di sotto della belva e godono del vedere gli altri esposti, no? Al sacrificio. È successo anche con tutto, anzi grazie al fatto che appunto il Vangelo è un mito, è successo anche con Gesù Cristo. Sì. Perché? Perché non poteva non essere un mito. Ecco lì un altro mito. La salita al Calvario non può essere altro che un mito. No, ma se non ci pensi, un mito, perché ripercuote e ripete la natura umana. Chi si ribella al potere più turpe, nel caso di Gesù Cristo la ribellione nei confronti del potere sionista, viene condotto al patibolo tra le risate ignobili della marmaglia. È la stessa cosa, sì, è sempre la stessa. È un copione che si ripete da sempre, cioè, la stessa sempre. È sempre quella. Cioè, non è che fantasia questi qui, è sempre uguale, ma poi... Per fortuna culturalmente qualcuno ha cominciato a capire, ma comunque il copione è sempre quello. Ma tanto se fa parte della marmaglia non potrà mai capire. No, ma quello è pacifico. Cornice a tanto delitto, la gran piazza era tutta circondata dalla soldatesca sanfedista. Abbiamo detto che i sanfedisti del cardinale Ruffo Bagnaia erano l'equivalente degli ultra islamisti pagati da Israele, dagli USI e dagli USA, no? Per mettere a ferro a fuoco e devastare la Siria, con due reggimenti di cavalleria e i cannoni puntati. Superflui quei cannoni, la folla era già riguadagnata dai Borboni e tentò perfino di forzare Leonora, durante il suo breve tragitto, a gridare «Vivi re Ferdinando!» Miserabili, miserabili! Sì, sì. L'eroica donna, silenziosa, mosse con passo fermo, ultima fra i sette compagni, crudeltà raffinata, incontro al carnefice. Vedendosi intorno i cadaveri di coloro che l'avevano preceduta, volse loro il supremo saluto. Il suo corpo mi ricorda la fine in quell'infame aprile, maggio 1945 a Milano, mi ricordo la fine di Achille Starace, che sarà stato criticato quando vuoi, ma di fronte al corpo di Mussolini si è messo sulla testa e ha fatto il saluto fascista. Esatto, un momento, ma no, sto dicendo una cosa, voglio dire. Vorrei spendere due parole su Achille Starace, no? Se permetti, è doveroso visto che l'hai ricordato. Certo. No, tu sai che durante i 10 anni che lui ebbe, diciamo così, l'incarico di segretario, 8-10 anni circa, insomma, molte volte insomma, fu deriso, fu insomma, preso in giro, eccetera, anche se non dimentichiamo che lui ebbe un grande merito, è quello di far sentire, cioè, i figli degli, diciamo così, degli ingegneri, dell'avvocato, dell'operaio, eccetera, di far sentire, cioè, una stessa cosa, cioè, gli diede un modo suo, un senso di appartenenza. E, certamente. E poi per non dire che lui praticamente non ebbe mai un soldo in tasca, tanto è vero che dopo il 43 non lui era... Soprattutto di mai. No, aspetta. Lui per non sciupare il vestito durante la repulsa italiana, per non sciupare il vestito che aveva, usava una tuta di ginnastica, lo sai, no? Esattamente. E infatti quando poi venne a sapere che... Fu fucilato in tuta da ginnastica. No, ma poi tu sai benissimo che c'è un altro fatto. Io ho fatto una volta Montanelli e ho messo a farsi la lingua su questo personaggio, su Starace. E, in effetti parlò a sproposito, perché vedi, se Starace avesse avuto un torto dal Duce, non sarebbe andato lì a Piazza Loreto a farsi fucilare per salutarlo. Poteva benissimo starsene tranquillo, anzi poteva fare anche, se voleva, un'opera denigratoria posteriore, si sarebbe fatto un sacco di soldi.
all'incontrare di altri che sappiamo chi. Ebbene, lui affrontò dignitosamente questa sua morte, che diede una lezione morale a tutti quanti, cioè ancora oggi la dà la lezione morale. Esattamente. Ecco, questo va detto. Esattamente. Esattamente. Adesso continuiamo l'elenco dei sacrificati. Dunque, come avevo detto, eccetera. Poi riguardo alla Fonseca, il suo corpo penzolante dal patibolo restò esposto per un giorno intero alla vista e agli insulti della plebaglia schernitrice e tributiante. Come se anche questi membri della plebaglia alla fine non siano anche loro morti e magari con delle sofferenze superiori, malattie terribili, da inquinamento, da infezioni, plebaglia maledetta che viveva nei sobborghi di Napoli, no? Di chissà come saranno morti, no? Morsicati dai topi, dalla topaglia, dai vermi, capito? Bene così, alla Marmaglia. Oh, e qui leggiamo un'altra cosa che veramente lascerà di stucco i nostri amici. Molto furono gli ecclesiastici che, proclamata la Repubblica, ne abbracciarono apertamente la causa per sentimento dell'animo loro e fors'anco per l'efficacia delle dottrine di Niccolò Spedalieri. Essi furono il cardinale Giuseppe Capece Zurlo, al quale non furono risparmiate parole di scherno e di insulto in una lettera di Carolina d'Austria al cardinale Ruffo per via delle sue pastorali, e segnatamente della seconda, quella del 10 Germile, 5 aprile 1799, con la quale, minacciata la scomunica al cardinale Ruffo, ricordiamocene queste cose, stava, capito, scomunicando quell'assassino maledetto e che sarebbe stato ben accolto da George Soros ai giorni nostri, sì. Capito? Finanziatore di assassini, 5.000 dollari per una testa tagliata, che già in armi procedeva dalle Calabrie verso Napoli, si ordinava in nome della religione e della patria a coloro che lo seguivano abbandonarlo immediatamente e tornare fedeli alla Repubblica. Ricordandosi che il nuovo governo, organizzato sugli inviolabili e sacri diritti del genere umano, è pienamente conforme alle massime del Vangelo, è vero, di Gesù Cristo, ed è diretto a formare la maggiore felicità dei popoli. Saverio Bassi, arcivescovo di Chieti, Nicola Gamboni, vescovo di Capri, Filippo Aprile, vescovo di Melfi, Arcangelo Lupoli, vescovo di Montepeloso, Andrea Serrao, vescovo di Potenza, trucidato dai masnadieri condotti da Fabrizio Ruffo il 24 febbraio, Bernardo della Torre, vescovo di Lettere e Gragnano, che in una pastorale ai suoi diocesani, diretta a sorreggere in loro la fede nella Repubblica e a sgombrare dal loro animo dubbiezze e preoccupazioni, ricordato che una rivoluzione stupenda ha salvato la patria dall'anarchia, dimostrava con un ragionamento serrato e dialettico, illustrato dai passi del Vangelo e della vita di Cristo, la forma repubblicana essere la sola conforme alle massime del Vangelo, perché fondata sulla libertà e sulla eguaglianza, desumendo dagli stessi principi, col conforto degli esempi della prima Chiesa cristiana, la dottrina della sovranità popolare, esplicandosi nella elezione libera dei reggitori dello Stato e, in un'apostrofe nobilissima ai lavoratori, diceva solo: dalla Repubblica aversi la redenzione del proletariato, incitava all'osservanza di tutte le virtù che le massime di Cristo e la dottrina della Repubblica consigliavano. Lo schiavo delle proprie passioni invano aspirerà al glorioso titolo di uomo libero e di vero repubblicano. Grandi parole.
Grandissimo. Invitava tutti a pregare Dio perché rendesse felice e perenne il nuovo Stato ed esortava tutti gli ecclesiastici a farsi ferventi e continui propagatori di questi principi. Diversamente, diceva loro, la religione vi ricuserà per i suoi ministri. La patria sdegnerà di averli per figli e nei dì della reazione espiò quest'opera d'apostolo nella causa repubblicana, prima nelle segrete di Castelnuovo, poi in quella della fortezza di Gaeta, mentre salivano il patibolo in procida ai primi di giugno i sacerdoti Nicola Lubrano, Antonio Scialoia, Antonio De Luca e in Napoli successivamente Giuseppe Belloni Minorita. Il 13 luglio Nicola Pacifico, sacerdote e professore di botanica. Il 20 agosto Nicola De Meo, crocifero. Il 30 settembre Nicola Palomba, sacerdote. Il 14 ottobre Gaetano Morgera, sacerdote. Il 22 ottobre è stato uno stilicidio di preti. Severo Caputo, Olivetano e Ignazio Falconieri. È successo il 31 ottobre. È successa questa cosa un secolo e mezzo dopo. Esattamente. Giuseppe Guardati, benedettino, il 18 novembre. Francesco Conforti, sacerdote e professore di storia all'università. Il 7 dicembre. Michele Granata, carmelitano, professore dell'Accademia Militare. Il 12 dicembre. Marcello Eusebio Scotti, sacerdote. Ciccone, dei chierici regolari della Pietrasanta, il 18 gennaio, alla schiera dei prelati propugnatori dei principi della Repubblica e da quella degli uccisi per mano del boia appartiene Michele Natale, nato il 23 agosto 1751 in Casapulla presso Caserta, morto il 20 agosto 1799, e ebbe da natura non comune intelletto che nutrì di forte cultura, per cui rapida e onorevole ebbe la carriera ecclesiastica, conseguendo la dignità e l'ufficio di vescovo di Vico Equense per nomina regia il 10 settembre e per bolla apostolica il 18 dicembre 1797. Il sacerdote Michele, no, ha tagliato alcuni pezzi, sì, però, sì. Il sacerdote Michele Natale, che nei suoi studi dell'uno e dell'altro diritto, in cui era laureato, aveva attinto alle sorgenti purissime della scuola giuridica napoletana, era convinto della legittimità, della illegittimità delle pretese della potestà teocratica sul regno di Napoli. E quando il vescovo Filippo Sanseverino, confessore del re, intervenendo nella contesa, volle portarvi parola in sembiante di conciliatrice, ma in realtà riaffermativa dei diritti dello Stato, ricorse al giovane prete di Casapulla, il quale per modo espletò la mansione commessagli e con tanta saviezza e prudenza e acume di intelletto da trarne reputazione e la benevolenza del monarca, il quale vedeva in quella questione anche la tutela di prerogativa regia, che era l'affermazione di un alto principio di ragione civile e il fondamento delle funzioni etiche e giuridiche dello Stato. Qui siamo all'origine dello Stato assoluto. Già lo sento più. Mi segui? Sì, ti seguo. Mi segui allora adesso. Chiudo con questo, sì, con questo personaggio eccezionale. Sì. Che veramente anche lui è stato ammazzato, è stato impiccato. Il catechismo repubblicano di Michele Natale e lo schema di costituzione dettato da Mario Pagano, Giuseppe Logoteta e Giuseppe Cestari sono i maggiori documenti dei principi di etica civile e di diritto pubblico proclamati dalla rivoluzione napoletana, i quali venivano continuamente esposti e diffusi nelle numerose sale patriottiche di educazione del popolo e del monitore di Eleonora Pimentel. Caduta la Repubblica, tra gli incendi e il sangue, Michele Natale, riparato in Capua come Francesco Conforti, cercò di uscirne mutate le vesti in quelle d'ufficiale francese ed era giunto a fuggire e a prendere il mare quando, riconosciuto, fu consegnato ai carnefici della Giunta di Stato.
c'è sempre qualcuno che riesce a riconoscere queste persone. È incredibile. In un'epoca in cui, sai, ti ricordi il caso della fuga Varenne, no? Sì, sì. Di Luigi XVI, il quale cretino dà una moneta d'oro dove c'è la sua effigie, quello guarda la moneta d'oro, dice ma quello è re e lo denuncio, questo è comprensibile. Ma sì. Qui c'è un lazzarone, un delinquente, un assassino, un porco. Attenzione, con massimo rispetto per i porci, esatto. Il quale lo riconosce e lo denuncia. Tu devi sapere una cosa, che lì... quando riconosciuto fu consegnato ai carnefici della Giunta di Stato. Scusami. Il 20 agosto lo consegnarono a loro volta al carnefice di Piazza del Mercato. Era un cardinale. Esattamente, scusami una cosa, per riconoscerlo significa che c'era qualche infiltrato. Ma è ovvio, certo, beh, l'avrà riconosciuto uno che stava lì, perché lui vestito da ufficiale francese e qualcuno, certo. Assieme, quindi al carnefice di Piazza del Mercato, 20 agosto, insieme a Giuliano Colonna, Gennaro Serra, Vincenzo Russo, Nicola Pacifico, Domenico ed Antonio Piatti e Leonora Pimentella, che ultima della sacra schiera, nel salire il patibolo, salutò i 7 cadaveri dei compagni già spenti. Hai capito. E con questo vorrei terminare. Certo. La volta prossima leggeremo che cosa fece il popolaccio quando condannarono a morte i signori commercianti, finanzieri, fiorentini, che d'accordo col Papa erano contro alla Repubblica Popolare voluta da Savonarola. Esattamente. E quello che fece il popolaccio contro qui lo voleva redimere, capito, al popolaccio. Esatto. Ma deve rimanere popolaccio. Giorgio, vogliamo spiegare che significa questo? Cioè, è da secoli, no? Tu sai benissimo che quando si fa veramente una rivoluzione popolare, o quantomeno si tenta di fare qualcosa di veramente sociale, c'è sempre qualcuno che distrugge tutto, ammazza a più non posso, affinché si terrorizza magari il posteriore, altri che possono imitare chi li ha preceduti, e la massa che la si impecorisce con i soldi imbonitori. Come accade oggi, uguale, esattamente, né più né meno. Questa deve essere la lezione della Repubblica Partenopea, del fatto allora, di fare una parola, e anche della Repubblica Sociale Italiana. Certamente. Ecco. Allora, faccio un'ultima considerazione, certo, che è estremamente interessante, sì, e fa parte proprio di una cognizione storica. La storia non può prescindere dal popolaccio, il quale popolaccio, se uno prima non gli butta un po' di fuoco, di fuocherello, capito, con i lanciafiamme, prima butti i lanciafiamme sul popolaccio e poi fai qualcos'altro. Sì, esatto. E c'è poco da fare. Ma è così. La Milano del 1945 è la Milano del popolaccio, a cui i loro signori hanno lasciato libero sfogo di tutti i peggiori istinti, no? Infatti sappiamo che è successo. In effetti c'è un reportage, allora, in un ufficiale americano, non so se lo sai, che disse, vedendo quello scempio di Salorete, disse: se prima diciamo al mondo di sputare sul fascismo, oggi diciamo al mondo di sputare sugli italiani. Questo è un editoriale che uscì su Washington Post il 29 o 30 aprile del 45. Esattamente. Giustamente, aveva ragione, perché il popolaccio merita il massimo del disprezzo. Comunque sia, se tutto il popolaccio disprezza e botte e legnate, prima di qualsiasi altra considerazione. Esatto. E guai a chi vogliono andarlo a redimere, non lo redimeranno mai. No, qui ci sono un'ulteriore considerazione, qualche altra riunione parleremo di nuovo leggendo questa ottima opera, che è stata oltretutto pubblicata dalle edizioni cattoliche di Famiglia Cristiana, che non può non dire cose come, capito? Certo. Va bene, Giorgio. Allora, finiamo questa. Andiamo a chiudere qui? Allora. No, finisco. Prego, prego. L'ultima 10 righe. Prego. Savonarola.
Savonarotto, dai. Difesa di Anse Parma, nuovo breve rinnovante la minaccia di interdetto su Firenze. Noi parliamo di quello che ha comportato poi la fine di Savonarola. Il Papa però vuole in tutti i modi che Savonarola ti stolga dai piedi. Quindi, elezione della nuova signoria in maggioranza ostile a Savonarola, 28 febbraio. Essa prende le sue difese dinanzi al Papa, pur essendo non favorevole a Savonarola, è anche comprensibile, perché il Savonarola predicava un'austerità che obiettivamente ai fiorentini anche piacesse molto, però era un'austerità finalizzata a garantire la sopravvivenza dei ceti più deboli. Quello era, era il fatto, capito? E prende le sue difese dinanzi al Papa, nuovo breve rinnovante la minaccia di interdetto su Firenze, 9 marzo. Quindi il Papa manda di nuovo un più o meno è la stessa cosa che ha fatto il cialtrone Obama, no? Che minacciava la Siria, no? O sei tu che hai utilizzato le armi, eccetera, se no noi ti attacchiamo. Il Papa faceva lo stesso. Sì, sì, è la solita tecnica, da secoli collaudata. Nuova pratica favorevole alla Savonarola il 14 marzo, quindi la Repubblica risponde e dice no, a noi ci va bene così. Savonarola lancia un appello al re di Francia, all'imperatore, ai sovrani spagnoli, ungheresi e inglesi, chiedendo la convocazione di un concilio metà marzo. Una pratica chiede a Savonarola di sospendere la predicazione 17 marzo, ma il Papa decide di porre l'interdetto su Firenze. È la stessa cosa che fa Obama quando chiede lui al servizio di loro signori, chiede all'ONU di interdire la Siria, il governo siriano, è la stessa cosa. Sì, uguale, cioè, il copione si ripete, ho detto prima, da secoli collaudato, da millenni. Minacciando di arrestare i mercanti fiorentini a Roma e di confiscarne i beni. A quel punto il governo di Firenze si spaventa. Ti arresto tutti i mercanti di Firenze che trafficano a Roma. Dice qui si acidi. Ultima predica di Savonarola a San Marco, 18 marzo. Fra Domenico raccoglie la sfida di Francesco di Puglia, una pratica accetta la prova del fuoco, 30 marzo. Siamo al punto in cui dei francescani, pur di colpire un domenicano come Savonarola, si rifanno, no? A quello che era una pratica dei barbari del 400-500 dopo Cristo, che era la prova del fuoco. E questo è il cristianesimo di questa gente, capito? È il superamento della barbarie. Devi farti una camminata sul fuoco. Come minimo. Hai capito? Esatto. Pur di colpire, capito, Savonarola. Infatti. Esatto, la signoria ne definisce le modalità. La signoria ne definisce la modalità, qui non c'è una persona che dice, ma a stronzi, che cacchio andate facendo? Non c'è uno che ha il coraggio di dirlo. No. Se il potere voleva questo, la massa non si bella più. Vicissitudine varie e annullamento della prova, 7 aprile, poi viene a piovere, la prova viene annullata. Lo stesso giorno muore ad Amboise Carlo VIII, gli succede Luigi XII, attacco contro San Marco condotto dagli arrabbiati, 8 aprile. E arresto di Savonarola, di Fra Domenico e di Fra Silvestro, primo e secondo interrogatorio, 9, 19, 21, 24 aprile. Il Papa autorizza lo svolgimento del processo ecclesiastico a Firenze, 12 maggio, terzo interrogatorio, 20, 22 maggio, esecuzione capitale, 23 maggio. Esatto, bene. Allora, dovevo riprendere poi grazie al Papa. Bene, allora domani sono buoni questi passi. Esatto. Di Gesù Cristo. È sempre così. Allora, domani sono a Roma, ci vediamo oggi 27 settembre, domani 28. Questa importante riunione in cui incontreremo sicuramente molti vecchi amici. Benissimo, allora ci vediamo domani e niente, a presto. Ti ringrazio ancora per le tue precise
puntualizzazioni storiche e inedite anche direi, e sperando che qualcuno che ci ascolta ne prenda spunto per approfondire ancora di più tutto quello che ci è grandemente suggerito. Va bene, a presto Giorgio, a domani. Allora. Domani a mattina. Presto, a domani, ciao. Ah, ci vediamo all'Urbe. A domani. Città eterna. All'Urbe, all'Urbe. All'Urbe, sì. Ciao, 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 ciao.